regolamento di direttiva europea passa prima al vaglio del Consiglio. Chi c'è in Consiglio? Il Consiglio alla fine è l'organo in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Quindi è l'organismo che appunto si dice tecnicamente intergovernativo per eccellenza, cioè raccoglie le istanze di tutti e 28 gli Stati membri che e si riunisce per sessioni tematiche. Quindi ci sono i ministri di tutti gli Stati membri che si occupano del tema oggetto del Consiglio. Quindi se c'è ad esempio il Consiglio Agricoltura e Pesca, il consiglio, la formazione consigliere più famosa che forse avrete sentito sicuramente è il Consiglio Economia e Finanza, che si chiama Consiglio Ecofin, ma ce ne sono insomma molte altre a seconda di quelli che c'è, il Consiglio Giustizia e Affari Interni, insomma tutti i consigli tematici dove siedono i ministri degli Stati membri. Quindi i ministri una volta al mese si recano a Bruxelles per il consiglio tematico del loro ambito e discutono delle proposte che la Commissione ha emanato in quell'ambito. Naturalmente le riunioni dei ministri sono precedute da riunioni degli Stati membri a livello tecnico, quindi le riunioni dei ministri per l'approvazione degli atti legislativi dell'Unione Europea sono preparate da riunioni a livello tecnico dove appunto partecipano i funzionari diplomatici dei vari Stati membri che preparano poi le decisioni dei ministri, quindi preparano le riunioni a livello ministeriale. Una volta che il provvedimento è stato approvato dal Consiglio, arriva in Parlamento. Qui c'è il ruolo essenziale del Parlamento europeo di cui vi parlavo prima. Per la prima volta in maniera generalizzata, perché prima abbiamo visto che il ruolo del Parlamento era sostanzialmente consultivo, il Parlamento europeo ha acquisito un sostanziale potere di veto su tutte le proposte che gli arrivano dalla Commissione europea e che vengono approvate dal Consiglio. Quindi il Parlamento è a tutti gli effetti il co-legislatore del sistema istituzionale dell'Unione europea. Il procedimento di un atto legislativo in Parlamento è molto simile al funzionamento dei parlamenti nazionali, cioè c'è appunto prima un esame nella commissione tematica competente e poi l'approvazione eventuale del progetto nella sessione plenaria che si svolge una volta al mese a Strasburgo. Sapete che il Parlamento europeo poi ha questa sostanziale doppia sede, cioè le sessioni delle commissioni parlamentari si riuniscono a Bruxelles, mentre la sessione plenaria si riunisce a Strasburgo. Questo anche qui, insomma, una piccola curiosità, questo era poi il frutto di un compromesso tra la Francia e il Belgio sulla sede del Parlamento europeo, perché dovete pensare che la sede iniziale della Commissione europea e di tutte le istituzioni europee doveva essere in Francia, appunto a Strasburgo. Questo a partire già dal 1950. Poi ci fu l'obiezione da parte della Germania, che invece avrebbe voluto appunto ospitare alcune sedi della costituente Comunità Economica Europea. Alla fine, come succede spesso nelle dinamiche europee, si è trovato il compromesso su uno Stato di dimensioni minori che in un certo qual modo svolgeva la funzione di neutralizzare le istanze di Francia e Germania e che quindi insomma dava garanzie a tutti e occupava poi anche una certa centralità all'epoca nell'Europa dei Sei, perché poi dopo insomma l'Europa si allargava ad est, ma i sei stati fondatori erano appunto i paesi del Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, più Italia, Francia e Germania, quindi insomma il Belgio occupava effettivamente una centralità in questa configurazione geografica. Quindi il Parlamento ha, come abbiamo detto, il ruolo di co-legislatore e soprattutto, così come negli ordinamenti nazionali il Parlamento gioca un ruolo di controllo rispetto ai poteri esecutivi, anche il Parlamento europeo gioca un ruolo di controllo
rispetto alle attività della Commissione europea, cioè i parlamentari europei possono svolgere interpellanze parlamentari ai commissari europei, possono in un certo qual modo chiedere conto dell'operato della Commissione europea, possono esprimersi attraverso risoluzioni e raccomandazioni sull'indirizzo politico dell'Unione Europea, e quindi giocano appunto un ruolo sempre più incisivo.